Un sommaro, equino, perché prima un equino purissimo che ha organizzato... Prima aveva detto tre volte sommaro. Tre volte sommaro, che ha organizzato la manifestazione, cioè, allora non si capiva chi era fino a che non ha detto che ha organizzato la manifestazione del 2 giugno insieme alla Vispa Teresa. Senatore Matteo Salvini, buonasera. È calmo, è tranquillo? Sono con mia figlia, quindi De Luca è l'ultimo dei miei problemi, penso che gli ascoltatori... Ah, c'ha l'alibi della minore, quindi, dice. No, ma io stavo ascoltando, non l'avevo ancora sentito, me l'avete fatto sentire voi. Ed è arrivato nella parte che probabilmente buona. La riguardava meno, quella buona. Penso che qualunque ascoltatore, al di là delle idee politiche, delle simpatie calcistiche, della religione, si sia fatto un giudizio di questo signore che è un poveretto. Perché fare la conta dei morti, quasi con soddisfazione, che giudizio vuoi dare? È un poveretto. Però i campani napoletani mi chiedono di riaprire gli ospedali che questo allegro signore ha chiuso negli anni e di risolvere un'emergenza rifiuti che va avanti da 30 anni, perché sui rifiuti tossici questo signore, che anche sarebbe anche divertente se non fosse squallido ogni tanto, perché... tra lui e Crozza fanno una bella coppia, però poi la gente ti paga lo stipendio di governatore della regione per avere ospedali che funzionano, e io ricordo sottovoce a questo signore che decine di migliaia di campani ogni anno sono costretti a prendere il treno per andare in altre regioni a farsi curare. Per l'esattezza, nel 2019 in 14.000 negli ospedali lombardi che a lui non piacciono. Però siamo in tale momento di difficoltà che star dietro a questi poveretti non ne vale la pena. Quindi, calcisticamente parlando, sono contento per il Napoli e per Rino Gattuso, soprattutto per la vittoria in Coppa Italia. Se devo fare una riflessione sociale e anche economica, mi domando, visto che ha riaperto quasi tutto, cinema, teatri, gallerie, musei, discoteche, perché non riaprire anche gli stadi? Allora, intanto senatore, ogni tanto perdiamo qualche passaggio, non so se è distante dal telefono, quindi le chiederei una cortesia di essere un pochino più vicino, così non ci perdiamo nulla. Rimaniamo proprio sulla questione degli stadi. Io ci metterei le scuole prima ancora, pensi un po' a lei, insomma, come la vedo nella vita. Che noi chiediamo al ministro Azzolina di riaprire le scuole, però parlare col ministro Azzolina è come parlare con la pianta di limoni che è un metro da me. Ma questi toni che evidentemente sono andati oltre, perché oggi il governatore ci ha pensato 24 ore il governatore De Luca a rispondere a alcune cose che erano state dette prima da lei e non solo. È fortuna che ci ha pensato 24 ore per partorire questo pensiero profondo, pensato. No, perché ieri dicevamo come mai aspetta tanto il governatore De Luca, magari sarà una situazione tranquilla, invece se l'è legata al dito ed è sceso pienamente in campagna. Lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, perché non ha gradito le sue osservazioni contro gli assembramenti dopo la vittoria del Napoli. Era questo che non gli è piaciuto a De Luca. No, ma io ricordavo, tutti si ricorderanno De Luca nei mesi di chiusura, che parlava di lanciafiamme per chi si avvicinava alla campagna, giusto? Sì, l'abbiamo anche rimandato in onda, sì. Se uno osava, magari i tanti napoletani che per studio o per lavoro sono a Milano, sono a Roma, sono a Torino, lui diceva statevene a casa vostra che se no vi accolgo in maniera brusca. Poi uno vede il festeggiamento per il Napoli in Coppa Italia, ma capirete che io sono l'ultimo che ha preoccupazioni di sorta, però siccome a me hanno fatto la morale per 2 metri in più o in meno e per mezza mascherina abbassata fra il naso e la bocca, semplicemente ricordandomi il De Luca che non voleva italiani nei pressi di Napoli a costo di usare il lanciafiamme, ho detto si sarà addormentato l'altra sera quando c'erano decine di migliaia di persone a festeggiare. Tutto lì, ma poi per me è partita chiusa, una partita di calcio dura 90 minuti, si festeggia e poi si torna a lavorare. Questo ci ha pensato 24 ore con i problemi di cassa integrazione, di disoccupazione, per darmi del somaro e dell'equino. È un signore che va aiutato. E Vispa Teresa, credo, all'onorevole Giorgio Meloni, credo, però insomma non... Peraltro io sono stato settimana l'altra proprio a Napoli, sono stato ad Avellino, sono stato a Nola,
allo splendido Interporto Napoli e provincia fanno il 15% del fatturato della moda italiana, però questi imprenditori non hanno il problema dei somari e degli equini, hanno il problema dello smaltimento dei rifiuti, della cassa integrazione che non arriva e di un governo del PD, che è il PD del signor De Luca, che ha promesso soldi in banca che non ci sono. Detto questo, ripeto, sono minuti di troppo quelli usati a rispondere al signor De Luca. Scuole assolutamente da riaprire, università assolutamente da riaprire, ma se lo stadio di Roma, lo stadio di Milano, lo stadio di Napoli tengono 60 o 70 mila persone, perché non riaprirlo a capienza ridotta, ovviamente per 10-20 mila persone? Si crea lavoro, si dà soddisfazione agli abbonati e ci sono migliaia di ragazzi che lavorano intorno al mondo del calcio.